Salve a tutti, gente, benvenuti di nuovo finalmente a questo nuovo episodio di A Cazzo di Umani, la furia dei Furon. Quindi ricominciamo la missione. Le audiocassette di dati della Francodyne rivelano le posizioni degli impianti segreti per clonare Nexus. Cioè, allora facciamo così. Piombiamo dentro e loro si arrendono, giusto? Crypto, c'ho come l'impressione che tu non stia prendendo seriamente questa missione. Te ne prego, zio, concentrati! Ok, dimmi un po', cosa ci facciamo ancora qui? È ora di far chiudere la fabbrica di Nexus della Francodyne. Vai e distruggi tutto! Ah, distruzione! Queste sono le missioni che me gustano, ombre. Gustare? Ah, quanto tempo! Mi ricordo quando gustavo la senape sul mio Soylent verde, quando ancora avevo una bocca. Mi spezzi il cuore. Peccato, Poxino bello, che tu non possa gustare la raffinata cucina francese. Ma non è giusto! Come il patè, oh, o la tartare, deliziosa. Perché tanta crudeltà, zio? Oh, quanto mi piacerebbe star qui a parlare di novel cuisine con te, ma me spiace, mon ami, ho della roba da far saltare in aria. All'attacco! Ehi, ma che cavolo! Mannaia, mannaia! Crusto deve aver progettato una specie di scudo in plasma super tecnologico! O qualcosa del genere! Ah, mi sono inutili! Vuoi dire che questo scudo è più avanzato di qualsiasi arma che tu abbia mai progettato? Certo che no, zio! Solo che tu dovrai infiltrarti nel laboratorio di clonazione e ottenere altre informazioni su come disattivare lo scudo. Tutto qua! Suggerirei di indossare un travestimento adeguato. Ecco fatto. Prendo un attimo in prestito. Suggerirei di indossare un travestimento adeguato. Sì, sì. Oh, un attimo, non mi avvicino abbastanza. E se non lo metto a piedi. Non sono venuti in pace! Sono stordito e confuso. Oh, va bene. Idioti! La mia pazienza ha un limite! Pago un sacco di soldi perché proteggiate i miei interessi! Assicuratevi di fare del male a questa creatura dello spazio o metterò fine alle vostre carriere in maniera molto spiacevole! Ripiegato numero 38, cosa c'è di così importante per volermi parlare di persona? Noio? Ehi, capo! Come sa va, Noio? Mi domandavo, con tutte le pericolose attività che svolgiamo qui e con tutti i nemici della Francodyne, quello scudo lassù ci protegge abbastanza, secondo lei? Che domanda sciocca, impiegato 38. Lo scudo è impenetrabile, l'ho progettato io stesso?
Continua a parlare, va? Allora lo scudo non ha nessuna, come dire, falla? Nessun punto debole di umiltà? Certo che no! Come osa dubitare dell'integrità strutturale di una mia creazione? Chiedo schiuma, monsieur. È solo che un'invenzione talmente magistrale che mi chiedevo come funzionasse. Tutto qui, non volevo entrare nel... Oh, una vera opera di genio sopraffino, me lo dico da solo. Con i generatori dello scudo al sicuro sotto di esso, non c'è arma nell'universo che possa penetrarlo. Generatori, eh? E dove potrei mai ammirare questa fantastica invenzione? Si trovano... al momento. Pourquoi lo vuole sapere? No, solo curiosità, signor Castel, come si chiama? Ah, in questo caso ci sono tre generatori che alimentano lo scudo. Si trovano rispettivamente a ovest, nord e a est della... Naturalmente sono sotto stretta sorveglianza dei suoi colleghi impiegati. Niente può danneggiare i generatori finché loro rimangono al loro posto. Che pompeo. Grazie per il suo tempo, Monsieur Cristo. E grazie perché mi concede di lavorare per la sua gloriosa azienda. È stata una simpatica conversazione, impiegato 38, ma ora devo andare. Questioni importanti che mi aspettano. Bravo Crypto! Chi avrebbe detto che eserciti un tale fascino sugli umani maschi? Ehi, bello, parla apparecchiato! Ho solo colmato le tue lacune da ingegnere bellico. Almeno adesso sappiamo come funziona lo scudo di Crusto. Ora ci rimane solo da scoprire come mettere fuori uso i generatori. Non riesco a penetrarlo! Forza, Ciccio Beretta, Paparino vuole un potenziamento! Pensa un po' te che coincidenza, Crypto! È un po' di tempo che lavoro su una cosa perfetta per un'occasione come questa. E dammela, dammela, e dammela! Si chiama pistola buco nero. Cs-ts. Crea una singolarità localizzata che si sviluppa dall'interazione quantica tra... Box, mi bastava pistola buco nero! Devi essere absolutely a piedi per usare la pistola buco nero. Cs-ts. Ma suppongo tu sappia anche questo. Sì, sì. Dammela e basta. Già, non vedevo l'ora di arrostire Crusto. Non sai quanto mi è costato non farlo. La bella Crypto. Ho dimostrato un noto controllo da paura. Neanche Linus davanti a Snoopy con le mesh. E che stai iniziando a capire la differenza tra decisioni tattiche e strategiche. Questo dovresti usare la pistola buco nero. Ragazzi, ammirate il potere della pistola buco nero. E voilà, il buco nero ha visto dietro la porta. Usa la pistola generatore dello scudo. Cosa mi metto un generatore? Usa la pistola buco nero per distruggere. Sì, ok. Prima mi dite che devo vedere qua, già. Vi faccio volare. Volate! Cavolo! Ma si è chiuso questo, così ho fatto tutto questo, eh! Intanto non ha funzionato. Ho bisogno di un po' di ricarica. Usa la pistola buco nero per distruggere. Io
capito. Però se deve scaricare un po' più rapido, cioè Dio. Se vediamo adesso se posso. Non lo posso. Ancora un pizzico. Posso usarla? Dai. Ragazzi, qua le truppe arrivano di corsa. Sono io. Devo essere morto. Oh, finalmente. Vedi qua, il buco nero si ha. Prima andato. Ci vuole una quale comunque. No, questa carnivora. Quasi un po' di quarti o qualche pedacito se ti chiedi di fare l'arma. Vai, mandali tutti! Se tu gli aiuto a distanza. Perché è questo? Ok, ora salta l'acqua. Tutto nero! Assolutamente un altro. L'audio si deve intrecciare. Faccio meglio ancora. Vediamo adesso, sì. Di difese. Dis, ora raggiungi il disco e sfascia la fabbrica. Oh mio piacere. Ecco, voi sparate così a caso mentre io vado a distruggere la base, va? Ragazzi, sono fuori alla fine di livelli di Parigi e si vede che sono quasi alla fine, visto che i livelli cominciano ad essere un pochino più difficili. Ah, questo livello è veramente duro, chissà il prossimo. Forse è l'ultimo di Parigi il prossimo, sono sicuro, però ti spero. Spacca il laboratorio della Frankudine! Ah!
Ah, ecco, uso il tornado. Che tornado, raga? Un po' di pulizia col mio aspirapolvere. Ho visto dietro anche qualche mitragliatrice, così faccio prima. Voilà. Distruggi le torri di raffreddamento. E adesso l'ultimo. Voilà. La fabbrica è stata distrutta. Ma che risa attacca. Fatto. Hai distrutto il laboratorio. Perfetto. Merde! Oh, pardon. Merde! Attraverso l'edificio dopo edificio, mentre l'esercito e i Nexus si stanno addosso. È un vero sbattimento. Già. Questa tua osservazione mi ricorda quella volta che sono andato dal Starbucks per un cappuccino al DNA mentre mi inseguivo un piccolo maferon ci parlo. Sì, proprio la stessa cosa. Mi stai prendendo per il culo? Non mi permetto. La porcheria al latte scremato sono esattamente la stessa cosa. Veramente, senti, tu c'hai i tuoi problemi, io c'ho i miei. Molto bene, Andrea, questo episodio di A Cazzo di Umani finisce qui. Quindi ci rivediamo forse all'ultima missione di Parigi. Quindi, ciao!